Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiuno. Stando alle ultime indiscrezioni, i due ex amatissimi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP sarebbero pronti per tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, sembrerebbe infatti che i due ex concorrenti del GF VIP 6 siano stati contattati per un nuovo progetto lavorativo. Gossip TV. Nuovo progetto lavorativo per i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Se ne è parlato anche su altri giornali. Sophie Codegoni, pugnalata alle spalle proprio da lei. Amori e amicizie sono nati sotto l'occhio vigile del Grande Fratello VIP. Perciò, alla luce di quanto dichiarato, si potrebbe ravvisare una temporanea distanza, ma si sa che nulla può ostacolare due innamorati quando c'è vero sentimento. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo il GF VIP hanno pubblicato uno scatto bollente per festeggiare i loro primi tre mesi di amore. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno festeggiato i loro tre mesi di amore, dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello VIP, con uno scatto che ha tolto il fiato ai fan. Sophie Codegoni: dopo il GF VIP, io e Alessandro vivremo insieme, vorrei avere dei figli con lui. Reduci dalla loro esperienza nella casa del Grande Fratello VIP, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano raccontano al settimanale Chi la loro storia d'amore, nata sotto i riflettori, e i progetti per il futuro, rigorosamente insieme. GF VIP, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, oltre all'amore, un programma in TV. GF VIP, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, oltre all'amore, un programma in TV. Sophie Codegoni sarebbe sul piede di guerra contro la principessa Clarissa Selassie, colpevole di averci provato con il suo fidanzato Alessandro Basciano durante una diretta del Grande Fratello VIP. Svaniranno. Clarissa Selassie replica a Sophie Codegoni, su Alessandro Basciano dopo il Grande Fratello VIP 6. A rispondere alla curiosità generale, che prevedrebbe l'insorgenza di un nuovo triangolo targato Grande Fratello VIP 6, ci pensa la diretta interessata Clarissa Selassie. Approfondimenti e rivelazioni. GF VIP, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli rivelano, ecco chi non. Alessandro ha voluto presentare a Sophie Codegoni il figlio Nicolò, nato da una precedente relazione. Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tumblr. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.